Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi consiglierò 10 città che sono da visitare nel 2019. Prima di partire con questi video, però, c'è una piccola comunicazione di servizio, che riguarda i video di dicembre. I video di dicembre cercherò di incentrarli un pochino più sul Natale e i video diventeranno 2 a settimana. Quindi già partendo da questa settimana, quindi dal 1° dicembre, ci sarà un video in più. Quindi il solito video del martedì alle 18, a cui si aggiunge un video il sabato, sempre alle 18. Appunto saranno un po' incentrati a tema Natale e vediamo come va questo esperimento di 2 video a settimana. Detto questo, possiamo partire con questa mia classifica e la prima città che vi consiglio è Copenaghen, la capitale della Danimarca. Soprattutto se siete appassionati di moda o street food, non potete lasciarvi scappare almeno un weekend in questa capitale europea. E se volete aggiungerci un pochino più di svago, dovete assolutamente visitare il parco di divertimenti Tivoli. Seconda destinazione è Shenzhen in Cina, che è conosciuta per essere l'alternativa low cost alla vita notturna di Hong Kong, ma si sta imponendo come una città molto innovativa, quindi assolutamente consigliata per i creativi e gli appassionati di design e di innovazione tecnologica. Tornando un pochino più vicino all'Italia, c'è il terzo consiglio che è Novi Sad in Serbia. Adesso non so esattamente come si pronuncia il nome della città, ma penso che abbiate capito. Questa città per l'appunto nel 2019 sarà la capitale europea dei giovani, mentre nel 2021 sarà la capitale europea della cultura. E proprio per questi 2 eventi di portata internazionale in città si sta sviluppando un po' di cultura alternativa con musica, cinema, teatro e diciamo arte in generale. Quarta meta è Miami negli Stati Uniti, che sì è famosissima da sempre per le sue spiagge, per la sua vita notturna, ma negli ultimi anni sta attirando sempre più amanti del design perché si sta trasformando in un grande centro per le arti. Quinta città che vi propongo è Kathmandu in Nepal. Archiviato il terremoto del 2015, vari monumenti e siti di Kathmandu sono tornati al loro antico splendore. Anzi, il terremoto è stata quasi l'occasione per rendere Kathmandu una città più vivibile, cercando di eliminare il traffico e lo smog che la caratterizzavano prima. Sesta città che vi propongo è Città del Messico, la capitale appunto messicana che è testimone dei vari movimenti architettonici e artistici che si sono susseguiti nel tempo. Infatti, agli edifici aztechi e alle cattedrali coloniali sono affiancate le moderne architetture dei nuovi musei. Altra meta è Dakar in Senegal, una delle città più dinamiche dell'Africa, in cui potete trovare un perfetto mix di spiagge, mercati locali e vita notturna. Per l'appunto nel 2019 sarà ancora più facile da raggiungere perché è stato da pochissimo inaugurato il nuovo aeroporto internazionale. Tornando negli Stati Uniti c'è Seattle, che è una città carica di energia creativa e un'ottima meta per gli amanti dello shopping, non per niente è la sede di Amazon. Tornando vicino a noi c'è Zara in Croazia, che ha archiviato definitivamente le guerre del passato e sta diventando una città cosmopolita, in cui potrete ammirare sia le antiche rovine romane, ma al loro fianco ci saranno dei musei moderni. Decimo consiglio è Meknes, che è stata una delle storiche capitali del Marocco, ma rispetto a Fez e a Marrakech è veramente molto poco conosciuta, quindi è assolutamente consigliata per chi vuole recarsi in un luogo in cui è quasi incontaminato a livello turistico. È assolutamente una chicca da scoprire nel 2019. Bene ragazzi, detto questo, io ho concluso con le mie 10 mete consigliate per il nuovo anno. Spero che il video l'abbiate trovato interessante, se è così lasciate un like e magari iscrivetevi anche al canale per non perdervi i prossimi video. Vi ricordo appunto che ne arriverà un altro nuovo già da sabato. Se siete già stati in una di queste città o se ne avete altre da suggerire come mete per il 2019, lasciate un commento qui sotto. E sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social in cui potete seguirmi in diretta nelle mie avventure. Detto questo, io vi saluto e vi dico, have a nice life.